Ciao ragazzi, per fare questo artificiale ci vuole veramente un centesimo. E adesso vi faccio vedere come si fa. Mettiamo via questi e partiamo dall'inizio. Allora, partiamo da un blocchetto di balsa lungo 4 cm, largo 1,2 e alto 1,8. Primo lavoro da fare è il taglio centrale. E da una parte andiamo a tagliare fino all'estremità, all'altra estremità. Ok, anima, io preferisco farla in questo caso con del filo da 1 mm. Dato che questi li uso per aspi e può capitare anche qualcos'altro, comunque va bene anche per altro. Questi qua sono perfetti per la trota laghetto, ecco, cioè per la trota laghetto sono non perfetti, oltre. Quindi con un'anima da 1 mm abbiamo una sufficiente affidabilità anche con fili dello 0,25 senza alcun problema. Allora, primo lavoretto da fare, vedete che è molto semplice. Il primo lavoretto da fare è questo. Rastremiamo la parte anteriore dove andrà fissato il nostro centesimino. Ok? Si può fare anche i primi, li facevo con la plastica, però ha senso farli con la moneta perché rimane più pesante e soprattutto il peso viene portato avanzato nella parte anteriore. Tenete presente che una moneta di queste pesa 2,3 grammi. Ok, lasciatela fuori il meno possibile, non ne serve tanto. Di palette in questo caso possiamo andarla a fissare con un po' di attac di loctite, usate l'adesivo che volete. Ok, la sede per il piombo. Il piombo, in questo caso io uso dei piombi a oliva da 3 grammi. Usiamo lo stucco per incollare il piombo e per tappare i buchi. Ok, quindi abbiamo visto le prime fasi di lavorazione. Questo adesso lo lasciamo asciugare e ne prendiamo uno asciutto. Prendiamo questo. Ok, questo è già asciutto, l'ho fatto ieri. Il corpo rimane anche questo molto facile da fare. Attenzione in queste fasi, se non ve la sentite di usare il taglierino in questa maniera, anzi, usatelo al contrario. Io ormai lo uso così perché sono abituato così e nell'altro senso proprio non sono capace. Ok. Lasciate piatta la parte superiore che ha il suo perché. Ok, non serve andare ad agire di più con il taglierino.
Passiamo già di carta vetrata, come vedete è un artificiale di una semplicità estrema. Questa è una carta vetrata grossa, una grana 40. Se mettete una paletta di plastica anziché la moneta, il piombo, nella stessa misura che vi ho dato della balsa, il piombo dovrà essere da 5 grammi. Con questa versione, con la moneta, andiamo ad aumentare il peso dell'artificiale di 0,3-0,5 grammi e migliora la stabilità dell'artificiale. E soprattutto se si usa dall'alto rimarrà in pesca un pochino di più perché il peso è più concentrato in avanti. Inoltre, la parte piatta fa anche anch'essa un po' da paletta, non avrà un assetto proprio così, però comunque avrà un assetto leggermente inclinato in avanti che aiuterà a rimanere sott'acqua per più tempo e a lavorare meglio. Ok. Con la carta da 40 abbiamo fatto, prendiamo una carta più sottile, questa è una 120, 100, 120, quello che volete, quello che avete a disposizione. La paletta messa così ha decisamente un suo perché. Adesso possiamo passare a una grana più fine, tipo una 400, a rifinire il tutto. Vi dicevo, la paletta messa così ha molto senso. Prima di tutto il lancio viene influenzato positivamente perché la paletta in questo modo qua fa da barra stabilizzatrice nel lancio, quindi non influisce negativamente, ma anzi lo migliora. Avremo un artificiale che vola molto più stabile in aria, molto interessante, molto più preciso. E inoltre, messa così la paletta nel recupero farà quell'effetto mano fuori dal finestrino, darà un sbandamenti laterali all'artificiale, quindi molto più movimenti rispetto a un lipless classico, perché questo artificiale si può fare anche senza paletta, cioè senza paletta col piombo da 5 è un ottimo artificiale, è un river, quindi si può fare. Però con la paletta messa così avremmo due vantaggi. Uno, il fatto di avere un po' di movimento dato dalla paletta, dell'effetto ondeggiante. E secondo, questo movimento migliorerà la tensione sul filo, offrirà un minimo di resistenza, per cui il filo si è più teso e si arriva meglio sulle ferrate. Ok, adesso se vogliamo proprio fare i pignoli possiamo passare una grana 800. E poi il pesciolino è pronto. Avete visto quanto è semplice. Ok, questo è pronto per andare in verniciatura. Per la verniciatura potete seguire le indicazioni che do nel video solo chiacchiere verniciatura. Proteggiamo la moneta, si sporcherà comunque, perché comunque si sporcherà, ma fa niente, non influisce sulla pesca. Ok, poi andiamo a impermeabilizzarlo. Dopo l'impermeabilizzazione gli daremo una mano di smalto, in questo caso qua è base gialla, qualche finitura, uno strato di resina e
le finiture minute, quindi gli occhi, le branchiette, se volete fare strisce, puntini, tutto quello che volete, le mettete in questo momento della verniciatura. E poi per finire un altro strato di resina, o se volete darne ancora di più, però già con due strati di resina il risultato è più che sufficiente. Ciao ragazzi, ricordatevi che vi serve una moneta da un centesimo per fare questa esca.